L'unica certezza, per ora, è che si tornerà all'antico, con i gironi di prima e seconda divisione, come la C1 e la C2 di una volta, che saranno suddivisi tra nord e sud. Torneranno i derby, anche quello dell'Agro, tra Nocerino e Paganese, forse anche quello con la nuova Salernitana, e tra poco spiegheremo il perché. Confermate le nostre anticipazioni, dopo quasi 20 anni forse si rigiocherà il derby dell'Agro tra Nocerina e Paganese e Nocerina, giusto per la par condicio. Il forse è d'obbligo visto che il sodalizio Molosso attende ansioso novità sul fronte processo sportivo dell'inchiesta sulle scommesse che potrebbe proiettarlo nuovamente in cadetteria. La prima divisione ad oggi vede 32 formazioni ai nastri di partenza con le compagini del nord che torneranno a vedersela tra di loro e con il fascino del girone B che torna ai massimi livelli grazie soprattutto alla presenza di ben 5 società campane, 2 pugliesi, 2 umbre, 3 toscane, 2 laziali, una calabrese e una siciliana. È l'ora dunque anche di dimostrare la maturità da parte di tutti, la crescita culturale, altrimenti sarebbe meglio che il calcio, in alcune zone, se ne vada in ferie per un po' di tempo. Eccolo il girone B con Andria, Avellino, Barletta, Benevento, Carrarese, Catanzaro, Frosinone, Gubbio, Latina, Nocerina, Paganese, Perugia, Prato, Sorrento, Trapani e Viareggio, rigorosamente in ordine alfabetico. Potrebbero esserci delle varianti, ma questo lo sapremo soltanto quando il girone sarà ufficiale per davvero. Veniamo a noi, soprattutto per i più giovani che possono così prepararsi eventualmente ai derby se si giocheranno le due partite in particolare tra Nocerina e Paganese, che sia match sportivo ai massimi livelli che possono essere spot per la crescita dell'Agro Nocerino-Sarnese. Partiamo dal primo incrocio tra rossoneri e azzurri, stagione 50-51, Paganese-Nocerina 3-2, il ritorno 1-1. In mezzo tanti match fino ad arrivare al campionato 93-94, quinta giornata Nocerina Paganese 1-0 con gol di Zottoli, al ritorno 3-0 per i Molossi a Portici, campo neutro, con reti di Pallanc, Luciano e Pastore. La Nocerina finì seconda dietro al Benevento, poi ripescata in C, mentre la Paganese raggiunse la salvezza ma poi non si iscrisse alla Serie D. Da allora in avanti Nocerina e Paganese non si sono più incontrate. Ma attenzione, Macalli vuole 2 gironi della prima da 18 e quindi c'è ancora uno spiraglio per le compagini che ne hanno possibilità a livello economico di essere ripescate, anche se il Consiglio federale non vorrebbe che a essere riprese siano quelle che arrivano dai dilettanti. Stesso sistema Nord-Sud è stato adottato per la seconda divisione, anche se per ora con 19 componenti per parte. La nuova Salernitana potrebbe dunque essere in seconda, anche se spera ancora nel ripescaggio, con altre 2 campane per ora, Aversa e Arzanese, sulla carta non sembrano esserci avversari tali da poterle impedire l'eventuale promozione in prima. Proprio come accaduto l'anno scorso quando la Salerno Calcio era nel girone di Serie D laziale sardo di livello tecnico basso. Escluso il Cosenza non ci sarebbero società tali a livello di blasone da poter insidiare la Salernitana. Questo comunque ad ora il raggruppamento Aprilia, Arzanese, Aversa, Campobasso, Chieti, Cosenza, Fano, Foligno, Fondi, Gavorrano, Interreggio, L'Aquila, Martina, Melfi, Milazzo, Poggibonsi, Salernitana, Teramo e Vigor Lamezia.